Le scuole abruzzesi potranno contare sull'arrivo di 13 milioni di euro grazie al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione e all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dell'11 novembre scorso. Gli obiettivi e le modalità di spesa dei fondi sono stati illustrati all'Aquila dal Governatore Chiodi e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giovanna Boda. Tra le finalità principali, la manutenzione dei moduli a uso scolastico provvisorio realizzati dopo il terremoto del 6 aprile 2009, l'ampliamento dell'offerta formativa, l'incremento dell'attuale organico per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado, ma anche il mantenimento del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado. Questa ordinanza è destinata interamente agli studenti, in particolare vorremmo creare delle attività e delle occupazioni per il pomeriggio, aprendo le scuole in orario pomeridiano nei giorni festivi per garantire ai ragazzi degli spazi di incontro che in questo momento sono la loro principale richiesta. Per la questione degli organici dei docenti e dei precari, il direttore ha annunciato che a gennaio partirà un tavolo di monitoraggio per cercare di avere una coerenza tra l'organico di fatto e di diritto. L'anno prossimo, ha affermato la Boda, non possiamo ritrovarci nella stessa situazione di quest'anno. Ci sarà anche un secondo tavolo sul diritto allo studio, sul quale Boda chiede la forte partecipazione di tutti i rappresentanti.